davanti al giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti, poiché il Signore conosce la via dei giusti, ma la via degli empi conduce alla rovina. Amen. Allora, senza più invidiare la stabilità degli alberi, noi ti promettiamo di vivere la nostra vita nomade, seguendo ogni giorno la tua via, seguendo la tua verità, verso la tua vita abbondante ed eterna. Quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete dunque, voi valete più di molti passeri. Chi dunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io riconoscerò lui davanti al Padre mio che è nei cieli. Ma chiunque mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io rinnegherò lui davanti al Padre mio che è nei cieli. Leggiamo stasera nel brano proposto è non temete, in particolare non li temete, non temete loro. Gesù dice ai suoi non abbiate paura del mondo, non abbiate paura di esporvi, ma vivete alla luce, vivete nella luce che voi avete incontrato in me che sono il vostro maestro, che sono il figlio che Dio ha voluto mandare in questo mondo. E vivere alla luce vuol dire testimoniare, vuol dire, ce lo dice il testo, gridare dai tetti, gridare la bella e buona notizia di Gesù. E allora ecco che il testo ci spiega già cosa oggi dovremmo ancora fare, forse. Salire sui tetti fa molto, non avete una chiesa altissima, quindi se salite su quel tetto ci avete un panorama immenso. Saliamo sui tetti, scendiamo nelle piazze, urliamo, gridiamo, facciamo. Oppure, forse, un altro modo di leggere queste parole è semplicemente fate che queste mie parole, che io vi affido, siano quotidiane. Guardiamo con un po' più di amarezza il nostro oggi, oggi in particolare con la situazione che stiamo vivendo, per carità, però possiamo stare fermi. Oppure possiamo farci ancora oggi la domanda da cui siamo partiti. Che cosa ci dice oggi la Riforma? O più in dettaglio cosa come chiesa di Motta, come chiesa di Taranto, come abbiamo la nostra vocazione ad essere discepoli e discepole oggi, a seguire ancora i passi di quell'uomo di Nazareth che ci è venuto incontro, che ci ha raccontato, che ci ha testimoniato di un Dio che accoglie, di un Dio che accompagna e che perdona. Come cittadini e cittadine dell'oggi, di queste città dove siamo chiamati a vivere, ma anche dove ci spostiamo, perché sappiamo che ormai l'uno difficilmente riesce a staccarsi dall'altro, difficilmente possiamo scindere queste due parti. E la Chiesa, anche lei, sempre di più è diventata uno spazio pubblico, uno spazio dove la Chiesa appunto si interroga sul presente e cerca di porre delle risposte agli interrogativi dell'oggi facendosi guidare e illuminare da quella parola. Vivere oggi, la Riforma, vivere oggi l'essere discepoli non vuol dire stare chiusi su noi stessi e su noi stesse. Non fare come hanno fatto i discepoli quando gli è stato detto che Gesù era risorto, che si sono chiusi per paura nelle loro case, che stavano lì a crogiolarsi nel dolore. Ma dobbiamo uscire, anche con le virgolette al giorno d'oggi, ora dobbiamo essere fuori anche dalle nostre chiese, dobbiamo essere dei cittadini dell'oggi di queste città, ma anche dei cittadini e delle cittadine di quel regno che viene e che ci è stato annunciato. La porta al soffio dello Spirito. Lasciare che ancora oggi quello Spirito
soffi, ci avvolga, ci scombussoli, quello spirito che trasforma le cose vecchie in cose nuove, che ci dà dei modi diversi di essere comunità, di testimoniare, di raccontare il Vangelo. Ma soprattutto non dimentichiamoci della parola, la parola che abbiamo cantato, quella parola che ci nutre, quella parola dove il salmista ci dice mettete le radici. Allora mettiamo le radici in quella parola, ma quella parola che si muove, quella parola che continua a interrogarsi, che continua a mettersi in discussione, a metterci in discussione, che sposta oltre i confini e che dà la vita a quella fede che può diventare talmente forte da cambiare il mondo e da trasformarlo. Allora non ci fermiamo, usciamo, continuiamo ancora oggi ad essere discepoli e discepoli con le radici nella parola per vivere la grazia che ci è stata data e manifestata. Amen. Valgono quello che li paghi, certo, non ci fai un granché a mangiarli, ma anche come sacrificio erano veramente la più misera delle offerte. Eppure, dice il Signore, non ne cade uno che Dio non voglia. Quindi non è detto che essere piccoli voglia dire essere per forza insignificanti, e non è detto che essere in condizione di piccolezza, di minoranza, di insignificantezza, voglia dire che non c'è nessuno che guardi a noi. Paradossalmente, non avere santi in paradiso potrebbe anzi essere proprio un passo fondamentale per essere accolti e protetti da Dio. Non solo protetti, ma conosciuti. Quanto a voi, dice il Signore, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Certo, da un lato una frase come questa può intimorire alquanto, lo dicevamo anche mercoledì, ma l'intento di Gesù non è farci sentire il peso del controllo di Dio, ma farci sapere che la conoscenza di Dio nei nostri confronti è totale, non si ferma all'apparenza né alla superficie, ma scende molto in profondità. A che forma fu in buona parte una guerra mediatica? E Lutero approfittò grandemente della rivoluzione che la stampa aveva portato, perché per la prima volta si poteva diffondere il pensiero molto più velocemente di prima e diffondere anche le Bibbie molto più velocemente di prima. Ora siamo nell'epoca in cui i media sembrano comandare su tutto, e se non sei in televisione, sui social, su ogni schermo, ogni minuto, pensi di essere totalmente irrilevante. Quante volte ci lamentiamo di non passare in televisione quanto gli altri? Cioè, hanno chiesto al prete, hanno chiesto al rabbino, hanno chiesto alla mamma, al pastore, non chiedono mai? Io ho appena citato Papa Francesco per parlare di noi evangelici, solo perché la sua visita in chiesa valdese a Torino anni fa fu trasmessa in tutte le televisioni. Certo, ci sono anche due culti l'anno che vengono trasmessi in televisione, ma quelli non se ne accorge mai nessuno. Ecco forse che parlare dai tetti ci sembra necessario e inevitabile se vogliamo portare la parola di Dio a tutti. Ma forse dobbiamo anche recuperare il senso dei passeri, che si vendono due per un soldo. Forse la testimonianza che diamo alla luce del sole, sì, in pubblico, certo, ma nella restrizione poco affascinante della vita reale, senza telecamere, senza filtri, diventa più importante di qualunque proclama a reti unificate. Perché alla fine il rapporto uno a uno, la relazione personale e interpersonale, porta molti più frutti di qualunque video virale. In molti modi, anche tecnologici, in cui è possibile, cerchiamo di rimanere uniti e unite, insieme, anche se distanti, e attenti, attente alle relazioni di tutti i giorni, alle persone che vediamo quotidianamente e a cui non facciamo quasi caso, a quelle cose che sembrano insignificanti e che invece sono sotto la protezione e la tutela di Dio ogni giorno, che non è detto che sia solo la cosa che vediamo in televisione, il parere che ascoltiamo
da qualche social o da qualche media essere importante, ma forse, anche, forse è anche importante, o forse è ancora più importante, il modo in cui ci comportiamo con la persona che sta davanti a noi in fila al supermercato, o come possiamo testimoniare la nostra fede anche nella vita di tutti i giorni, anche con le restrizioni che abbiamo. Proprio perché, come disse il Signore ai discepoli, dal vostro amore potranno riconoscere il mio. E quindi, come passeri, a due per un soldo, non ci facciamo mancare nulla, non ci spaventiamo di nulla, perché il Signore è con noi, conosce il numero e la posizione di tutti i nostri capelli e non ci fa cadere finché non vorrà. Amen. Finché non sia emarginato, ma possa vedere al di là del presente l'eredità che tu hai preparato. Insegna a ciascuno e ciascuna di noi la bellezza del lavorare insieme e dell'aspettarsi a vicenda. Solo così possiamo essere comunità viva oggi e domani. Beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati. Dona il pane a chi ha fame e fame di giustizia a chi ha il pane, Signore. Accompagna queste persone, Signore, accompagna anche noi oggi e domani. Nel pregare, nell'essere la tua Chiesa oggi per domani, nel ricordarci che la violenza non è la giusta arma e che la giustizia si costruisce assieme agli altri e non sugli altri. Ti preghiamo per tutte le storie, le situazioni, i volti che abbiamo nel cuore e lo facciamo con quelle parole che meglio di tutte le altre racchiudono le nostre preghiere, quelle che Gesù insegnato. No, lo diciamo perché non c'è stato. Allora vogliamo alzarci in piedi e pregare con le parole che il Signore ci insegna, dicendo: Padre nostro che sei nei cieli, grazie davvero per l'accoglienza anche a nome della comunità, e speriamo un'altra volta di essere un po' più numerosi, magari anche un po' più vicini, speriamo di poterlo essere. Sì, ovviamente questi sono momenti in cui ogni tentativo è buono, perché possiamo solo fare tentativi, quindi tanto vale che ci accontentiamo di quello che abbiamo.